Allora, Gnosis Acropolis, ecco che oggi ho l'onore di avere qui uno studioso che è il dottor Marco Rocchi, che ha scritto un libro che si chiama L'Esodo, un progetto egizio. Allora, vediamo un attimino qual è il concetto, cosa riguarda questo libro, perché ovviamente in questo momento stanno venendo alla luce delle cose molto importanti, dei fatti molto importanti. Io sono molto interessato, no, a questa tipologia di persone, di ricercatori. Quando noi parliamo di queste cose, ad esempio la Bibbia, ad esempio questi manoscritti che risalgono a tantissimo tempo fa, ebbene, questi fatti esulano dai confini nazionali, quindi possiamo dire che sono delle narrazioni globali. Quindi sono degli storytelling globali. Come questo è analogo ad esempio ad altri problemi. I cambiamenti climatici sono delle questioni che sono globali, cioè esulano dai fatti nazionali, cioè gli effetti sono sulle nostre teste, ma la soluzione di queste cose non è che una nazione si sveglia al mattino e può risolvere questi fatti perché sono globali. Allora ci vuole una collaborazione tra i vari stati. Questa
Questo come anche il fatto dell'intelligenza artificiale, questo come anche il fatto della genetica. E creare una narrazione che sia condivisa da tutte le persone nel mondo, beh, quello sarà l'inizio di una nuova era. Sicuramente diamo fedeltù perché viene meglio, viene più naturale. E questo qui è il libro, Esodo, un progetto egizio. Diciamo che per svolgere questa ricerca sono partito da alcuni punti fermi. Dovevo avere dei punti da cui partire. Ci sono alcune scoperte archeologiche che sono state, diciamo, messe un po' da parte. Una sicuramente è una città perduta. Questa città fu scavata dall'archeologo Sir William Petrie nella zona di El Fayum, il lago di El Fayum nel nord dell'Egitto. Ebbene, questa città non è una città come le altre. Fu fatta costruire dal faraone Senusert II, conosciuto anche come Sesostris II. È una città che è composta da due quartieri affiancati, un quartiere chiamato Hetep ed era la zona residenziale, la zona abitata da sacerdoti ed altri funzionari. A fianco di questa città ve n'era un'altra chiamata Sekhem. La radice Sekhem è una radice che riporta la potenza, la forza del faraone. Ebbene, questa città era molto diversa dall'altra, era una città chiusa da un alto muro di 6 metri, spesso 3 metri e 20, senza aperture, senza finestre, con una sola entrata e uscita sorvegliata da guardie armate, chiusa da un cancello. Le strade interne erano strette e senza sfondo, e le unità abitative erano le une attaccate alle altre. Furono trovate al di sotto dei pavimenti di queste abitazioni delle sepolture di tipo orientale, non erano sepolture egizie. Qui siamo nel Medio Regno, all'incirca tra il 2000 e il 1900 a.C., e il 90% degli occupanti di questa città erano asiatici semiti. Ovviamente questa cosa mi ha subito colpito, mi sono molto interessato a questa scoperta. Questi asiatici semiti erano marchiati da un epiteto che era Amu, che vuol dire appunto proveniente da Oriente. Ogni nome era preceduto da questo titolo, Amu. Erano utilizzati per lavori, chiamiamoli lavori forzati, e vi sono delle liste che riportano il trasferimento di questi operai, chiamiamoli così, nelle zone di lavoro, e questi operai furono impiegati quasi esclusivamente per la costruzione della piramide di Senusert II, che è una piramide, guarda caso, fatta di mattoni, di paglia e fango. Anche questa è una cosa che ci riporta a eventi di biblica memoria. Sappiamo che nell'Antico Testamento gli ebrei sono descritti a produrre mattoni di paglia e fango. Ci sono anche dei censimenti che dimostrano che questa popolazione stava crescendo in un numero misurato, arrivando ad eguagliare il numero degli egizi. Anche questo ci riporta a qualcosa scritto nell'Antico Testamento. Si dice infatti che gli ebrei arrivarono ad essere pari numero di egizi. Questo è stato solamente un punto, su questo ho scritto un articolo che uscirà prossimamente sulla rivista Phoenix. Io sono un articolista della rivista Phoenix diretta da Adriano Forgione, un articolo penso uscirà su luglio, l'ho scritto in collaborazione con Andrea Di Leonardo, un altro ricercatore, l'ho scritto la prima parte riferita agli Hyksos, io ho scritto questa qui riguardante proprio la città perduta di Petri. Questa è stata una scoperta importante da cui partire. Un'altra sicuramente è Ecco, se mi posso permettere, ma dove si trovava questa città? questa città si trovava e si trova nella zona di El Fayum, che sarebbe un antico lago che sta nel nord dell'Egitto, non lontanissimo dal Cairo. E,
Per la precisione si chiamava Cancun questa città. Ma quindi Petris ricorda un po' pietra, su questa pietra io costruirò la mia chiesa. Qual è la relazione con queste cose? Ma sicuramente Sir William Petrie è stato l'inventore dell'archeologia moderna, è stato il primo archeologo a scavare con criterio, a selezionare, a catalogare le proprie scoperte. Lui ebbe l'intuizione che questi Amun fossero collegabili con gli ebrei dell'Antico Testamento. E questa cosa mi trova pienamente concorde. Di città come queste non v'era solo questa, ma ce n'erano altre. Per esempio, nella zona di Abidos, che è la zona dedicata al culto di Osiride, anche a Tebe ve ne erano altre. La cosa curiosa è che queste città scompaiono nel niente con il nuovo regno. Quindi accade qualcosa, c'è uno strappo, c'è un cambiamento. Io credo che questo cambiamento si possa ritrovare in un papiro rinvenuto e datato da Alan Gardiner, grandissimo egittologo, al XIII secolo a.C., ma secondo lui copia di qualcosa di più antico. Ebbene, in questo papiro chiamato Le Lamentazioni di Nippur si narra la storia di un faraone che perde il controllo degli asiatici sotto di lui, sottomessi a lui. Questi asiatici vanno liberi per la città e svuotano le case e fanno i padroni e prendono il posto dei principi. Questo è quello che più o meno è scritto. Questi asiatici sono chiamati occupanti delle Heneret Uret. Le Heneret Uret erano dei grandi campi di detenzione. Si dice che gli occupanti delle Heneret sono fuori usciti dai loro appartamenti e girano liberamente. Il mondo è sottosopra, il faraone ha perso il controllo. In questo documento sono narrati dei fatti che potremmo sovrapporre o avvicinare di molto agli eventi descritti nel libro dell'Esodo e soprattutto a quello delle piaghe, delle 10 piaghe. Sono descritte delle cose abbastanza Certo, agghiaccianti come l'acqua che diviene sangue, come la certo, pioggia. certo. Ottimo, ottimo. Ecco, ma lei scrive, tu scrivi Esodo, che questo è stato un progetto egizio. Cosa vuol dire questa cosa, che è stato un progetto egizio? Poi ti interroghi sulla figura di Mosè. È stato un progetto egizio perché colui che condusse questo esodo è stato un grande egizio. È stato un grande egizio. Ora preferisco magari non rivelare il nome del personaggio che potrei accostare al Mosè biblico, ma colui che condusse fuori gli ebrei o proto-ebrei, chiamiamoli come vogliamo, fuori dall'Egitto, fu un grande egizio, cioè conosciuto come un grande personaggio della storia egizia, Che ed insomma, entrò poi nel Nuovo Regno. se mi posso permettere, era Mosè, no? Secondo me sì, secondo me Mosè ha un nome egizio. Ecco, nell'esodo della Bibbia c'è un punto particolare che molti si scontrano su questo punto, che quando lui porta fuori dall'Egitto gli Israeliti, attraversa un deserto, eccetera. E a un certo punto, un bel momento, gli israeliti si rivoltano contro di lui perché venivano mangiati da dei serpenti, erano affamati, stavano perdendo un po' la fiducia. A un certo punto lui che cosa fa? Ovviamente non si può pensare che questa cosa avrà un significato simbolico, se mi posso permettere. Che cosa fa? Lui pianta nel deserto una croce di bronzo. E viene e crocefigge su questa croce di bronzo un serpente. A questo punto gli israeliti vengono come purificati da tutti i loro mali, non sentono più nemmeno la fame e diligentemente tornano a seguire. Ebbene sì, questo è un episodio che spesso viene tirato fuori perché effettivamente anche secondo me è un qualcosa di simbolico che è accaduto nel deserto. C'è una cerimonia nell'Antico Egitto che è chiamata erezione del pilastro Jed.
Il pilastro Ged è strettamente collegato alla figura di Osiride, che potremmo definire, mettiamolo tra virgolette, una prima venuta messianica. Prendetelo con le dovute cautele. L'erezione del pilastro, che è una cerimonia antichissima, fu ritirata fuori dagli archivi polverosi di Eliopolis dal faraone Amenhotep III, che sarebbe il padre del cosiddetto eretico Akhenaton. Ebbene, questa erezione del pilastro, che secondo me ricorda molto da vicino il sollevamento che dicevi tu della croce con il serpente, è da abbinare sia alla resurrezione di Osiride, quindi alla riarticolazione del suo corpo, sia al sollevamento dell'umanità dalle sue miserie, perché quando cadde il pilastro, cadde anche l'umanità. Quindi sollevare il pilastro vuol anche dire risollevare l'uomo e riportarlo in alto e riportarlo in posizione eretta, perché quello che accade nella cerimonia del sollevamento del pilastro è questo, fisicamente il sollevamento di questo pilastro. E poi su questo pilastro potremmo dire mille altre cose, anche se si rischia di andare un po' fuori argomento. Altra cosa, il serpente è una figura che ricorre assai nella simbologia egizia ed ha un doppio volto, come sempre accade nella simbologia egizia. Gli egizi si basavano sempre interamente sul dualismo, sulla dualità, il serpente sia positivo che negativo, perché il serpente rappresenta per gli egizi l'energia. L'energia ovviamente dipende dall'uso che se ne fa, come tutte le cose, può essere positiva e può essere negativa. Io credo che il sollevamento del pilastro si riferisca a queste due cose. Ecco, ma lo vogliamo dire, lo vogliamo un attimino con parole semplici capire che cos'è questa piramide, la piramide di Cheope. Alcuni parlano che questa era una cosa che serviva a produrre dell'energia libera, altri dicono che era una cosa perché un attimino i faraoni stavano lì che venivano messi quando morivano, così erano protetti perché lì si credeva che ci fosse una continuazione della vita, altri che hanno un significato simbolico, addirittura nella Bibbia viene detto che la piramide di Giza che sta al centro di una nazione, allo stesso tempo ai confini di una nazione. Alcuni gnostici pensano che questo sta a significare come fa a essere una cosa che sta dentro, nel mezzo di una nazione e allo stesso tempo ai confini di una nazione. Non può essere, è illogica questa cosa. Ecco, gli gnostici interpretano questo dicendo che ha un significato simbolico. Se serviva a dividere il Basso Egitto dall'Alto Egitto, aveva questo significato di dividere l'ego dal sé superiore. E infatti, all'interno della piramide di Giza, nella camera più centrale, chiamiamola la Sancta Sanctorum, c'è un mobile che è più grande della porta per entrarci dentro. E quindi questo mi sembra un pochettino impossibile, a meno che noi non pensiamo che quando noi accogliamo il divino dentro di noi, accogliamo un qualcosa che è molto più grande di noi dentro qualcosa che è limitato. E quindi qui il significato simbolico ha effettivamente una sua logica. E questo discorso è veramente molto interessante, l'essere al centro e essere al confine. E questo è un concetto che si ritrova nella religione egizia, perché è un concetto di separazione che è abbinato al concetto del sacro. Per esempio, Akhenaton, quando costruì la sua famosa città Akhetaton, l'orizzonte di Dio nel deserto, la separò fortemente dal resto del mondo. Cosa vuol dire? La benedisse. È il concetto di benedire, di sacro e di separare molto vicino. In egizio si dice Geser, no? Il Geser Geseru è il santo dei santi, è il Kodesh HaKodashim degli ebrei. Il concetto è sempre lo stesso, la separazione. Essere al centro e essere al confine, io ci vedo il concetto del separare il creato dall'increato. Vi è un simbolo egizio che è l'anello Shenu,
che separa ciò che è creato da ciò che è fuori la creazione. Quindi sei al centro e sei al confine. Il concetto è questo, il simbolo stesso di Ra è un punto al centro di un cerchio e può riassumere quello che hai detto tu, perché sei contemporaneamente al centro ed è la singolarità. Quindi Ra è colui che crea, la creazione è l'uno, che poi si sdoppia su una retta del tempo, crea il tempo e nascono due punti, alla sua sinistra uno e alla sua destra l'altro. Se noi facciamo ruotare questi due punti attorno al punto centrale, ecco che abbiamo il simbolo di Ra. Quindi ecco che abbiamo il punto centrale ed ecco che abbiamo il confine. Quindi questo discorso è molto interessante. Per quanto riguarda le piramidi, io posso dire quello che ci dicevano gli Egizi, perché gli Egizi ci dicono cos'erano le piramidi, perché abbiamo dei testi che ce lo spiegano. Sono chiamati testi delle piramidi, è il testo religioso più antico al mondo mai venuto. Ebbene, nei testi delle piramidi si dice cosa sono le piramidi e per farla breve gli egizi ci dicevano che le piramidi, e qui poi ognuno ci può vedere e quello che crede, sono macchine resurrettive. Ora, cosa ci, si può nascondere dietro questa Cosa sono frase? macchine? Attenzione. Cosa sono macchine? Macchine resurrettive. Macchine E resurrettive. cosa vuol dire per la risurrezione? Esatto. Ci si può vedere una resurrezione dell'anima di stampo cristiano, ci si può vedere un percorso alchemico, quindi un passaggio da uno stato di nigredo basso, passare attraverso una purificazione, quindi un albedo, fino ad arrivare a ciò che è rosso e poi ciò che è oro, la trasfigurazione, quindi lo spirito Ah, che è lo spirito più alto. Però comunque sia, i testi delle piramidi, per come erano disposti all'interno della piramide, e per quello che vi è scritto sopra, ci raccontano questo. È un percorso di trasfigurazione da ciò che è cadavere, ciò che è composizione, ciò che è la parte più pesante, a qualcosa di alto. Tanto è vero che erano strutturate le camere interne da ovest a est, quindi abbiamo un percorso dal sarcofago che è ad ovest, che è storicamente l'orizzonte della morte, il tramonto. Abbiamo il passaggio per l'Aket, che è la purificazione, l'elevazione, e andiamo verso Oriente. A Oriente vi era il Serdab, che per molti rappresentava stilizzata la camera del sepolcro di Osiride. A questo punto il defunto era pronto per essere sparato in cielo attraverso il condotto che andava e guardava le stelle imperiture verso il nord celeste, e così era uno spirito Ah, uno spirito trasfigurato, uno spirito eccelso. Certo, ottimo. Ecco, ma allora vediamo un attimo questa figura del faraone Akhenaton. Non per niente il nome è fatto con Ak, che lei ha appena Abbiamo parlato citato, adesso, sì. e poi alla fine Aton, Adon, Adonai, eccetera. Ma allora cosa è successo a questi faraoni? Questi faraoni che veneravano tante idee, a un certo punto arriva uno, arriva lui nella discendenza che inizia a venerare un solo Dio. Era il primo monoteista della storia dell'Antico Egitto, era il primo monoteista degli egiziani che poi ha dato origine a qualcos'altro. Come mai si sveglia un mattino e diventa monoteista? Ecco, questa è una cosa veramente particolare. Qui magari qualcuno si stupirà perché secondo me Akhenaton non ha inventato niente. Akhenaton non ha fatto altro che riportare all'origine la religione. La religione primigenia. Perché in origine, questo già si capisce dai testi delle piramidi, gli Egizi erano molto meno politeisti di quello che si pensi. Così come i primi ebrei erano molto meno monoteisti di quello che si pensi. E quindi abbiamo un creatore che si manifesta attraverso tante, appunto, manifestazioni, i cosiddetti Neceru. In realtà nella religione egizia in origine erano manifestazioni di un unico Dio. Akhenaton che fa? Va a ripescare questa antichissima tradizione, non solo lui, perché prima di lui, per esempio, è stato Senemut, insieme alla regina Hatshepsut nel periodo cosiddetto Tutmoside, dove non a caso io metto l'esodo a ritirar fuori la divinità Aton.
non ha inventato e non ha cancellato niente, anche perché sotto di lui, in realtà, se andiamo a vedere nella sua famosa città Akhetaton, che vuol dire appunto l'orizzonte di Dio, gli altri dei non furono proibiti, sono state ritrovate statuette, sono state ritrovate immagini di altri dei. Quello che accadde, magari, e che viene a lui ricondotto, è la famosa damnatio memoriae riferita ai sacerdoti di Amon, è accaduta sul finire del suo regno, e è una teoria un po' particolare, e secondo me non è stato lui, ma è accaduto nell'ultimo periodo dell'età amarniana, sotto il regno del misterioso Smencare, e fu un periodo un po' travagliato questo della storia egizia. Certo. Akhenaton, Akhenato vuol dire lo spirito splendente di Aton. La sua città, Akhet Aton, è l'orizzonte di Dio, e Akhenaton ci parla di una vera e propria rivelazione. Quindi Akhenaton fu un illuminato. Poi guardiamola come ci pare, ma Akhenaton ci racconta di aver avuto una vera e propria illuminazione. In questa illuminazione Dio gli disse: vai e costruisci una città laddove io mi sono rivelato all'uomo sulla terra per la prima volta. Quindi, se stiamo dietro a questo, non solo Akhenaton è andato a ripescare nella religione primigenia, ma è anche andato a costruire la sua città là dove Dio si è rivelato. Qui la faccenda si complica, io sto scrivendo già un secondo libro e vado a fondo in queste cose qui, e magari preferirei parlarne in un'altra occasione. C'è un dato che è questo: il nostro cervello elabora al secondo 4 miliardi di bit. 4 miliardi di bit al secondo vengono elaborati dal nostro cervello. Noi siamo coscienti di 200, quindi facciamo le proporzioni e vediamo che praticamente non siamo coscienti praticamente di niente di quello che ci accade ogni giorno, ogni momento, eccetera. Vediamo nel mondo che ci sono degli studiosi che parlano di coscienza e nessuno ha praticamente dato la risposta, perché ovviamente non ci può essere nessuno, perché sarebbe un Dio. Praticamente la coscienza sarebbe una sorta di meccanismo che è venuto, che è stato innestato perché il nostro cervello e i nostri neuroni interagiscono tra loro e sarebbe un qualcosa che permette una autoregolazione. Nietzsche, quando ha scritto uno dei suoi libri più famosi, Dio è morto, intendeva proprio questa cosa e alla fine, e cioè questo, che l'uomo si sta trasformando da uomo sapiens in uomo Dio, Homo Deus. Homo sapiens, Homo Deus. Cioè noi alla fine, senza fare discorsi così molto volatili, alla fine noi siamo dei computer biologici. Cioè noi, quando ci facciamo una ferita, non è che noi ci tagliamo magari così un dito, non è che noi adesso ci focalizziamo la nostra attenzione e ci sforziamo perché la ferita si rimargina, si rimargini. La ferita si rimargina da solo. Quando noi in questo momento parliamo e stiamo respirando, non è che la nostra attenzione è metà rivolta al nostro discorso e metà rivolta al fatto che noi dobbiamo essere coscienti per respirare. Insomma, tutte queste facoltà essenziali per l'essere umano. L'uomo non è coscienza. Tutte le cose vitali dell'essere umano non sono nella sfera cosciente dell'uomo. Lo stesso ba battito del cuore, il cuore batte anche quando noi non siamo coscienti, noi dormiamo, non è che il cuore si ferma, eccetera. Quindi le cose fondamentali non sono state lasciate nella sfera cognitiva dell'essere umano. Allora succede questo fatto che in questo momento ci sono in questa era che viene che possiamo definire del dataismo, dei dati, in questa era
Succede che ci sono degli algoritmi, noi possiamo definire, possiamo assimilare l'essere umano come un algoritmo molto complicato. Ora, queste strutture di intelligenza artificiale sempre più complesse e sempre più capaci di elaborare de dei dati, stanno, diciamo così, comprendendo l'essere umano molto meglio di quanto noi comprendiamo noi stessi. Ad un certo punto avremo in tasca un cellulare che comprenderà noi stessi molto meglio di quanto noi comprendiamo noi stessi. Allora, ma non che comprende quello che i nostri dati, comprende come ci chiamiamo, comprende le nostre preferenze, cosa ci piace magari comprare, indirizzerà magari le nostre, comprenderà i nostri dati biometrici, comprenderà i nostri dati biologici e quindi a quel punto possiamo dire che le persone che avranno in mano questa potenzialità che altri non hanno, vediamo una differenza sempre più tecnologica. Ma guarda, parlandomi di concetti come coscienza, cuore, eccetera, eccetera, e come dico sempre io, gli antichi avevano sempre ragione. Ebbene, gli egizi avevano un concetto particolare che chiamavano Ka. Il Ka è qualcosa di misterioso, che non è appartenente all'uomo, ma proviene dall'alto, proviene dalla divinità. Quando imbalsamavano un corpo, toglievano il cervello, perché per loro il cervello non aveva importanza, per loro risiedeva tutto appunto nel cuore, tanto è vero che veniva imbalsamato a parte, riposto nel corpo e protetto dal scarabeo, che è il simbolo del divenire, non a caso dello svilupparsi, del crescere, eccetera, eccetera. Ebbene, questo Ka è quello che secondo me di più simile abbiamo nella mitologia egizia, simile alla nostra coscienza, ma è un qualcosa che non è dell'uomo, è divino. Tanto è vero che prima parlavamo della resurrezione oppure del percorso alchemico, potrebbe essere sovrapponibile alla piramide e quello che accadeva nei testi, famosi testi delle piramidi. Ebbene, è il Ka che permette al corpo di distaccarsi dallo stato di nigredo e permette, insieme al Va, che poi sarebbe il mezzo, con l'aiuto di incenso e preghiere, sarebbero il carburante, cerco di fare dei paragoni con la nostra civiltà per comprendere il passo, e permette all'anima di staccarsi. È qualcosa che non è nostro, per gli egizi il Ka non è terrestre. Ecco, per usare un termine che va molto di moda attualmente. Sì, questo è un argomento sicuramente, sicuramente molto interessante ed intrigante. Io non sono dentro alle questioni, diciamo così, puramente tecnologiche, e quindi qui mi fermo alla storia, mi fermo agli antichi egizi e alle loro tradizioni. Certo, ottimo, ma quindi allora lei parla di questo termine egizio Neter, che era un geroglifico dal significato scuro. Cos'era questo palo di legno attorno al quale è avvolto un lembo di stoffa? Cosa succedeva attorno a questo palo di legno? Questo è un simbolo fantastico, perché è un palo di legno con una stoffa di lino avvolta, con un'etimologia alquanto misteriosa, perché il simbolo Necer, che è tradotto con Dio, da qui Neceru, divinità, dei, l'etimologia di Necer è egli è sepolto. Quindi, con questo egli, gli egizi si riferiscono a Dio. Cercare di capire cos'è questo Dio è sepolto è la chiave della civiltà egizia, perché tutto parte da lì. Sicuramente ci si rifà ad Osiride. Ad Osiride, che è stato il primo re, è stato, come ci raccontavano gli egizi, per gli egizi,
la prima venuta messianica e è stato fondamentale, è stato colui che ha insegnato all'uomo a vivere, che ha insegnato l'agricoltura, che ha insegnato a discernere bene e male, che ha spiegato come si vive. Quindi questo Palo Necer è fondamentale. Il fatto che fosse posto in una collinetta e che poi questo simbolo, Palo Necer, su collinetta, è divenuto necropoli divina, successivamente necropoli, ci fa pensare che il centro di tutto per gli egizi fosse quello, la tomba di Osiride. Su questo discorso preferisco fermarmi perché ho una serie di lavori e diciamo che su questo argomento ho molte cose in serbo, perché tutto quello che ruota attorno al mistero di Osiride, la tomba di Osiride, è ciò che regge la storia egiziana. Questo Palo Nesher era quello che noi ritroviamo ancora oggi, ovviamente non ne abbiamo più perché erano pali di legno con stoppa, ma è quello che ritroviamo nei cosiddetti piloni dei templi. Quando andiamo in visita a Karnak e Luxor, per esempio, vediamo questi strani, enormi portali, altro non erano che orizzonti utilizzati. Dentro questi piloni, dentro questi orizzonti, vi erano quattro alloggiamenti. In questi quattro alloggiamenti erano posti i pali Necer. Questo significa che gli egizi con quello volevano dire: attenzione, qui risiede Dio. E dietro a questo c'è tutta una simbologia che potremo addirittura ritrovare nell'arca di Mosè. Io parlo l'arca che contenne le tavole della legge. E qui si entra ancora in un altro argomento. Ma soprattutto degli antichi septepi, il primo tempio, ma cos'erano? Il Septepi era l'età dell'oro per gli egizi, era il regno di Osiride. Loro per qualunque cosa facevano riferimento al primo tempo, al regno di Osiride, l'età dell'oro. E quindi quello era tutto ciò che era bello, era tutto ciò che era ben fatto. Tutto è nato nel Septepi, i geroglifici sono nati nel Septepi, i geroglifici che sono chiamati Medunecer, vuol dire le parole divine, non è una scrittura come le altre, perché il geroglifico non è solamente un qualcosa di fonetico, ma è anche un simbolo. Spesso questo viene dimenticato, ma il geroglifico è prima di tutto un simbolo, è nato come un simbolo. Tant'è Cioè? vero che per leggere, per esempio, tornando ai testi delle piramidi, quei testi, occorreva un particolare sacerdote chiamato Kharidebet, che era il sacerdote lettore, che sapeva intonare la giusta vibrazione per riportare alla vita quelle parole, e appunto con questo termine vibrazione si torna alla creazione, perché Ra, il termine stesso Ra, e lo dico così, vibrato, rappresenta il verbo, rappresenta la vibrazione, rappresenta quella vibrazione che organizza l'energia nella creazione. Quindi tutto torna, lo Septepi è il primo tempo, lo Septepi è la creazione, la prima alba. Prima parlavamo dell'orizzonte, con la prima alba, l'alba dell'uomo, che non solo rappresenta anche la resurrezione, ogni morte e rinascita che percorre la creazione per gli egizi. Ebbene, lo Septepi rappresenta tutto questo, il primo tempo, il tempo di Osiride. Certo, ottimo. Ecco, poi tu parli del mistero, Sheta, che è nelle mani dell'iniziato Bes a cui è stato rivelato. Cos'è questo mistero? Bes è uno strano personaggio della mitologia egizia, è una sorta di mostriciattolo, un nano con degli strani lineamenti, che sta appunto a rappresentare il mistero, l'iniziato, un qualcosa che non si deve conoscere. A riguardo, gli egizi hanno portato alla ribalta con i secoli di Amon. Amon, Imen, la radice Imen vuol dire nascosto, vuol dire segreto. Nella creazione, nei testi delle piramidi, Amon inizialmente è semplicemente uno degli otto elementi primordiali. Esistevano quattro coppie, maschile e femminile, che costituivano gli elementi primordiali
nel brodo primordiale chiamato Nu, uno di questi appunto era Amon. Però nel nuovo regno, quando tutti i testi che noi conosciamo, testi per iniziati intendo, escluso i testi delle piramidi, quindi parlo del cosiddetto libro dei morti, ovvero il libro dell'uscita alla luce, il libro dell'Imiduat o altri testi, sono tutti stati rielaborati, dico rielaborati, non creati, perché sono testi provenienti da un antichissimo passato, ritirati poi dal solito Senenmut e dalla regina Hatshepsut. Tutti questi testi facevano capo a un'origine, e un'origine comune. E Amon è quella cosa che è stata messa a simboleggiare il segreto, come dire, noi adesso sappiamo, ma non dobbiamo rivelare. Non a caso testi per iniziati escono fuori esattamente in questo periodo. Ecco cosa rappresenta Bes, ecco cosa rappresenta il segreto. Quello che poi ha cercato di fare Akhenaton è stato aprire il mistero, quindi aprire la religione e renderla fruibile per tutti, mentre per gli Egizi, come sappiamo, l'eletto era solo il faraone, lo spirito Ak era solo colui che conosceva appunto certi scritti ed era un iniziato ai segreti. Akhenaton ha cercato di fare questo, anche fisicamente ha aperto i templi. Aperti alla luce del sole, i piloni che noi vediamo adesso a Luxor e Karnak erano chiusi sopra. Akhenaton li aprì anche fisicamente. L'architrave sopra non esisteva ad Akhetaton. Quindi cercò di aprire la religione atoniana anche alle persone comuni che erano costrette a fermarsi nel cortile esterno, non potevano entrare. Solamente o il grande sacerdote o il faraone stesso poteva entrare nel luogo più segreto. Nel Naos, e qui si ritorna nuovamente a questa radice del segreto, Abes, Secheta, eccetera, eccetera. Certo, ma quindi lei mi parla, e nelle sue discorsi c'è sempre questa parola importante che è la mitologia, che è il mito. Quindi lei ritiene che la mitologia sia una questione fondamentale dell'esistenza. Ma andiamo a chiederci perché la mitologia, perché il mito è importante nell'esistenza dell'uomo. Vero. La mitologia è il mito è fondamentale nella storia dell'uomo perché il mito è semplicemente una narrazione alla quale si rifanno i popoli, alla quale si rifanno i vari popoli del mondo. Oggi che è nata è accaduto un fenomeno che è irreversibile, che è la globalizzazione. Quindi la mitologia non è nient'altro che una storia raccontata perché rappresenta il collante della vita e dell'esistenza dell'uomo. Ecco che allora in questo momento dove abbiamo due cose che vanno in parallelo. Da una parte vi è la tecnologia, che è un qualcosa che è asettico, è a sé stante, è neutro. Dall'altra parte abbiamo la collaborazione tra gli esseri umani. Allora questa tecnologia imponente, grandissima, potentissima, che segnerà l'inizio della quarta rivoluzione industriale, ecco che potrà rappresentare il collante per questa umanità, se e quindi da una parte c'è la tecnologia, da un'altra parte c'è la collaborazione. Se noi guardiamo tutti i siti web, non sono nient'altro che strutture di collaborazione con diversi genomi. Questi due, diciamo così, facce della stessa medaglia potranno unirsi solo se esisterà una narrazione comune, ma questa volta, in questo momento storico, la narrazione comune dovrà essere una narrazione globale, non più nazionale, una narrazione mondiale.
Ecco che questo in fondo è un'altra definizione di mitologia, ma di più, ecco che questo in fondo è un'altra definizione di intelligenza collettiva. Se noi vediamo nella storia, che cosa è successo? Guardiamo la storia recente, che cosa è successo? Si sono cambiate, si sono avvicendate diverse idealismi. Il comunismo con il capitalismo, senza andare a cercare tante elucubrazioni per reinventare l'acqua calda, che lo sappiamo che l'acqua è calda, non bisogna fare lunghe elucubrazioni per reinventare l'acqua calda. Perché il comunismo è caduto e il capitalismo ha vinto? Perché il comunismo era centralizzato, il capitalismo ha potuto, diciamo così, fare perno su un qualcosa di decentralizzato e ha vinto. Ecco che questa in fondo è un'altra definizione di intelligenza collettiva. Tornando al mito, sicuramente il discorso del racconto, il mito sicuramente è quello che ha unito l'uomo nei millenni. Mi vengono in mente gli scienziati, i cosiddetti seguaci di Horus, che hanno trasmesso il mito dalle origini, appunto dal primo tempo, quello che dicevamo, quello di cui parlavamo prima, dal primo tempo all'Egitto dinastico. Non vi fossero stati loro i nonni, e tu dicevi, questi sono stati i nonni della civiltà egizia, hanno portato avanti la verità simboli, no? Come si dice, non è venuta nuda la verità al mondo, ma attraverso i simboli. Ecco, e si ritorna al discorso del simbolo. Sì, sono d'accordo con te. Certo, e poi occorre tenere presente che in questo momento storico in cui si sta passando da una vita organica costituita dalla selezione naturale, senza essere troppo precisi, perché la vita non è precisa, bisogna quando si parla essere umili, tranquilli e cercare qui fare un discorso che poi accade un'intuizione, senza fare discorsi, perché solamente i pandit sono precisi, ma la vita non è precisa. Ecco, stavo dicendo, sta passando, in questo momento storico si sta passando da una vita organica costituita da una selezione naturale a una vita inorganica costituita da un design intelligente. Non per niente noi si sta parlando di un qualcosa che si chiama l'internet delle cose, no? Ci sarà il primo robot che farà il telegiornale. Adesso stanno vendendo un robot che quando arrivi a casa, se sei un attimino arrabbiato, lui sente il tuo stato emotivo e ti mette tranquillo. Quindi queste cose che 20 anni fa, se uno le proferiva, veniva considerato un pazzo, oggi è diventato, oggi è realtà. Regola. È la regola ormai. È la regola. Quindi, addirittura esiste una società che cosa sta facendo? Che sta parlando di immortalità. Cioè, se noi andiamo a intercettare un bel momento delle persone che stanno un attimino lì per andare, ecco che si può con delle tecniche, no? Andare a prelevare tutti i dati che esistono nel cervello e poi questi metterli su un corpo biologico nuovo, sano. Anche questo non solo 20 anni fa, ma questo se noi dicevamo questa cosa 5 anni fa, eravamo considerati dei matti, oggi è realtà. In questo momento, nella rivoluzione industriale che è appena finita, si costruivano delle cose. Nella rivoluzione industriale che sta nascendo, si costruivano degli organismi. Beh, sicuramente l'Antico Testamento nasconde molto, perché le letture sono molte, sono stratificate. Ci sono persone che riescono a leggere degli strati sottostanti fino ad arrivare a elaborare delle cose, dei concetti che a una prima lettura appaiono inesistenti. Per esempio, nel mondo dei rabbini si dice tranquillamente che non vi è una sola creazione nel Bereshit, nel primo libro nella Genesi, ma ve ne sono addirittura sette. Ci sono rabbini che riescono ad andare indietro di milioni di anni nella creazione. Questo leggendo
tra le pieghe della scrittura ebraica, che non è una scrittura come le altre. E è un concetto, questo qui, molto interessante. Possiamo trovare degli elementi di scienza all'interno della Genesi. E ci sono delle letture cabalistiche che sono straordinarie. Io personalmente conosco dei cabalisti con i quali collaboro, anzi prossimamente usciranno dei lavori a riguardo, degli articoli a riguardo, molto interessanti, perché questo è un aspetto dell'Antico Testamento che a me affascina in maniera particolare. Certo, ottimo. E inoltre c'è un fatto molto importante che è questo che va detto. Da molti millenni, se noi vediamo la Bibbia, è una storia di guerra. Alcuni dicono, se noi guardiamo letteralmente cosa c'è scritto nella Bibbia, è un racconto di guerra, no? Se vogliamo. Diciamo così, seguire questa interpretazione della realtà. Ma non, non è, questa guerra è continuata e continua tuttora, continua e continuerà, eccetera. Allora, cosa sopravvive alle guerre? Muoiono delle persone, vengono distrutte delle cose, distruzioni, demarcazioni di terre, cambiamenti di linee di potere, eccetera, eccetera. Ma che cosa sopravvive? Sopravvivono i dati, sopravvive la conoscenza. Infatti, lei mi sta parlando di dati che hanno migliaia, ma addirittura milioni di anni. Ecco che questo è un fatto molto importante perché se sopravvivono i dati, bisogna comprendere come il dato oggi che siamo in un'era che la soprannominiamo l'era del dataismo, ebbene, succede questo che lascia un po' scioccati, che in questo momento i dati che si scambiano i dispositivi elettronici, e magari il suo computer con il suo cellulare, il mio cellulare con il suo cellulare, diciamo così, il cloud attorno ai suoi dispositivi elettronici, tutti i dati che si scambiano i dispositivi elettronici sono un certo ammontare. Poi esistono i dati che si scambiano di esseri umani. Io e lei stiamo parlando, ci stiamo scambiando dei dati, no? Bene, c'è un fatto. Che i secondi sono un termine irrilevante dei primi. Quindi abbiamo un qualcosa che sopravvive alle guerre, che sono i dati, che sopravvive a tutto, sopravvive alla storia, e questi dati sono principalmente oggi quelli che sono scambiati dalle macchine. Quelli che si scambiano gli esseri umani sono irrilevanti. Insomma, in sostanza, la faccio breve. Se arrivasse oggi un marziano sulla Terra e facesse un'analisi delle specie viventi su questa Terra, guardando i dati che vengono scambiati, direbbe: ah, guarda, ci sono poi i dati che si scambia questa specie, che sono gli esseri umani, che sono irrilevanti. Quindi questa è una specie in estinzione. Ringraziamo il dottor Rocchi, ma quello che voglio dire alla fine di questa cosa è questa cosa qui, che è sempre la stessa. In questa era ci sono due addendi, ci sono due questioni. Una è una tecnologia dirompente, potentissima, che è quella dell'intelligenza artificiale. Dall'altra parte esiste un qualcosa che si chiama la collaborazione. In sostanza, perché la collaborazione sia garantita su larghissima scala tramite la tecnologia, occorre creare una narrazione comune. Occorre creare una narrazione che sia condivisa da
dal maggior numero di persone sulla Terra. Questo è quanto.